Ecco, vediamo immediatamente una delle tesi che fanno parte della interpretazione della nostra realtà. Ieri sera io ho visto tutto uno speciale mandato dalla televisione in cui si è descritto come il nostro universo sia nato. È preso per oro colato quello che appare come dinamica materiale e visibile grazie alla luce. Per oro colato, ossia questa è la dinamica che si vede esistere, dunque questa è la dinamica vera. E io mi ribello. Dico, amici miei, voi che vi piccate di essere scienziati, che rimproverate me di non seguire la scienza, voi non seguite la scienza. Perché se voi vedete che grazie alla gravitazione universale, che è la forza che tiene ammassato tutto l'universo e che poi appare nelle forme del bosone di Higgs che agisce come ammassamento in tutto l'intorno e a tutte le dimensioni, mentre voi state vedendo l'esplosione, state assistendo ad una implosione, ossia tutte le quantità di antimateria e tutte le movimentazioni, chiamiamole così, del magnetismo. Sapete bene che il magnetismo attrae tutto verso il centro di gravitazione. La gravitazione universale è proprio la forza che mette in atto un universale magnetismo in un punto solo. L'antimateria è tutta la materia che sta tornando a zero e si annulla. Questa è l'antimateria nella sua dinamica. Perché? Perché essendo la dinamica uguale e contraria a quella della materia, se la materia si muove nell'universo nel tempo creduto positivo, che dal Big Bang va verso l'esplosione dell'universo, se questo è il verso seguito dalla materia nell'universo, il suo aspetto uguale e contrario ha una dinamica uguale e contraria che porta tutta questa espansione a rientrare in quel Big Bang. Di conseguenza c'è un qualcosa che è il magnetismo ed è l'antimateria che sono attivi e vanno verso un centro unico in cui tutto l'universo si annichilisca in uno zero di tutto, ma che abbia la forza di esistere in potenza. In potenza, perché non è uno zero inerte, è uno zero scisso in tutte le forme di azioni
uguali e contrarie, azione e reazione, in tutti i modi possibili e immaginabili, non solo centripeti, ma anche centrifughi. Di conseguenza, se noi stiamo assistendo al fantomatico Big Bang che ha fatto nascere l'universo, questo è solo il risultato del nostro percepire, secondo la dinamica del magnetismo e dell'antimateria, che portano tutto a esistere solo in potenza, e lo vediamo nel modo uguale e contrario che lo mostra in atto. Io mi oppongo tutte le volte che costoro, anche nella interpretazione del fenomeno, considerano il tempo sempre costante come ora, senza rendersi conto che la durata del tempo varia a seconda delle quantità in cui noi temporizziamo una unità. Vedete, il tempo che cos'è? È una operazione matematica fatta sull'unità. Uno, quando è diviso in due tempi, diventa un mezzo più un mezzo, e il tempo è il valore un mezzo dell'unità. Di conseguenza, se noi abbiamo preso l'unità e l'abbiamo divisa in due mezzi, un mezzo è il tempo e quel due è il suo spazio, perché abbiamo lo spazio di due mezzi. Quando prendiamo l'unità e la dividiamo in tre parti, allora abbiamo tre come spazio e il tempo è un terzo più un terzo più un terzo, un terzo più un terzo più un terzo è uno. Noi abbiamo scisso uno in tre spazi, però non avendo una unità che è fantomatica ma matematica, se abbiamo diviso uno in tre, dobbiamo averne tre, perché non è che dividendo uno per tre abbiamo solo un terzo, rimangono tre terzi. Se dividiamo l'unità per quattro, abbiamo quattro quarti, se la dividiamo per cinque abbiamo cinque quinti, e considerando cinque quinti, il numeratore 5 è spazio, il denominatore 5 è in sostanza 1 diviso 5, ossia 5 elevato a meno 1. Di conseguenza, vedete, noi scindiamo l'unità in un prodotto di enti uguali e contrari che si moltiplicano. È una divisione solo apparente, perché se dividiamo per 5, quelle due quantità si moltiplicano tra di loro, sono attratte tra di loro, perché noi arbitrariamente abbiamo diviso una unità in due parti, ma sono sempre una. Perché hai diviso per due, ma sono due che si attraggono perché in verità sono una. La tua divisione è solo arbitraria, ossia hai diviso e hai ottenuto parti divise che si moltiplicano. Quando un qualcosa è sottoposto alla divisione e simultaneamente alla moltiplicazione, rimane inalterato. E questo è il processo dello spazio-tempo. Si parte dall'unità e la si divide progressivamente per un numero maggiore di parti. Quindi lo spazio che cresce nel Big Bang della matematica, quando 1 diventa 2, 3, 4, 5 e sembra che si sia moltiplicato, è semplicemente
una moltiplicazione apparente, perché quando uno come numeratore è divenuto il numeratore 2 e poi il numeratore 3 e poi il numeratore 4, il denominatore 1 è divenuto 2, 3, 4. Noi siamo passati da 1 a 2 mezzi, a 3 terzi, a 4 quarti, a 5 quinti e così via, a n ennesimi. È impossibile dividere l'unità, perché l'unità è il Dio del nostro sistema. È un tutt'uno. Noi lo possiamo vedere diviso, ma a quel punto, quando lo abbiamo diviso in un bel universo che si è dilatato, è tutto interattivo perché si moltiplica al punto da ridurre e togliere di mezzo tutta quella espansione apparente del puro numeratore. Noi siamo partiti nel Big Bang della matematica da 1 su 1 a n su n. Se guardiamo solo quello che ci appare, ossia il numeratore, passiamo da 1 a n e diciamo abbiamo un universo n costruito su quanti. Ma cosa vale un quanto? Il valore inverso. Perché se hai creato un universo espanso, lo hai espanso di tanto quanto lo hai contratto nel tempo. Sei arrivato a n che per esempio è 1000, il tempo è diventato millesimo, perché hai 1000 millesimi, perché il Dio, il valore fondamentale del nostro sistema, è uno, indivisibile. Tutto da qui deriva. Ecco, io rispetto ciò. Invece i fisici osservano in una frazione che rimane sempre uno solo i numeratori e vedono che la quantità iniziale posta 1 con il fantomatico Big Bang diventa 2, 3, 4, 5, diventa tutto l'universo infinito che vediamo noi ora e lo credono espanso. Ma è ancora uno, perché di tanto si è espanso come volume, di tanto si è contratto come tempo di esposizione. Ora, io vi voglio fare dei riferimenti terra-terra, facili da capire. È notte, abbiamo una macchina fotografica e vogliamo fare una fotografia. Sapete bene che senza un flash noi non riusciamo, però bisogna riuscire a illuminare a giorno l'ambiente. E come facciamo? Dovremmo avere un'energia pari a quella del sole. Invece basta una piletta piccola piccola a produrre una flashata che illumini, ma solo per un istante corto corto di tempo, a giorno quel locale. Diciamo che esponiamo il tempo dello scatto della fotografia a un milionesimo di secondo. Quella energia minima della piletta, quando tutta quanta è scaricata in modo da esistere solo per un milionesimo di secondo, si esprime come una luce abbagliante. Abbiamo forse aumentato la sua energia? No, l'abbiamo solo accorciata nel tempo. Ecco, tutta l'apparente energia che c'è nell'universo ora appare solo così come nella flashata. Noi abbiamo ridotto sempre di più il tempo di durata perché abbiamo ingrandito lo spazio e di tanto abbiamo rimpicciolito il tempo.